Grazie, buonasera, grazie per l'invito, caro Gaetano. Saluto tutte le persone che si sono cimentate in questo lavoro. Mi scuserete per le spalle, ma la collocazione è questa. E soprattutto saluto tutte le persone presenti, le autorità, le cittadine e i cittadini. E io sono molto contento che questa presentazione avvenga a valle di un anno che è molto significativo per la città dell'Aquila e per tutto il cratere, perché un po' il fatto che sia stato il decennale dal sisma è stata anche l'occasione per capire e ripensare un po' qual è il futuro della città dell'Aquila. Qualche anno fa l'OCSE fece un convegno importante qui all'Aquila, e da quella riflessione, da quel dibattito, da quell'ascolto anche dei cittadini nacquero delle idee, forza delle idee importanti, che fra l'altro fecero gemmare in città il Gran Sasso Science Institute. Ieri abbiamo assistito all'inaugurazione dell'anno accademico e ne approfitto per ringraziare Alessandra Faggiano, non me ne vogliono gli altri che hanno parlato, perché ha raccontato della sua avventura all'Aquila e di come poi ha scelto di diventare, nonostante la cadenza chiaramente milanese, aquilana a tutti gli effetti. E la riflessione nasceva soprattutto con Gaetano su come trasformare questo evento, questa ricorrenza, cioè se utilizzare anche le risorse per fare un consuntivo di quello che è successo all'Aquila, o se piuttosto al di là di quel consuntivo si dovesse un po' immaginare che traiettoria provare a dare a questa città. E io nella mia breve prefazione parto da uno spunto, dalla scelta dei due ragazzi che hanno sfilato, dei due protagonisti principali del corteo della perdonanza, che proprio in queste ore ha ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità, Federico e Sara Luce. Federico Vittorini è uno di quei ragazzi con l'adolescenza violentata dal terremoto, che ha deciso, nonostante grave lutto che ha colpito la sua famiglia, di tornare all'Aquila. E Sara Luce invece è quella ragazza famosa nella foto che ha fatto il giro del mondo, che è su una lettiga, su una barella, vicino alla mamma che la accudisce amorevolmente, scampata miracolosamente al terremoto. E questi due ragazzi mi hanno colpito profondamente, perché quando li ho chiamati per dire che volevamo, che la scelta era caduta su di loro e se avessero voluto accettare questa cosa, loro mi hanno detto con toni diversi e con modi diversi che loro non volevano essere un simbolo di quello che era accaduto, ma un simbolo degli investimenti che questa città poteva fare sui giovani. E questa è stata un po' una lezione. Quindi la scelta era di decidere e di aprire un dibattito che naturalmente non si esaurisce con questa serata, non si esaurisce con questa pubblicazione, non si esaurisce anche con il convegno che faremo a febbraio-marzo, perché chiameremo di nuovo l'OCSE a confrontarsi con la città. Il tema era: dove va questa città? Quali sono stati negli anni anche i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza? Come possiamo accompagnarla anche attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche? E su quali segmenti fare degli investimenti? E qualche giorno fa abbiamo provato a decodificare questa cosa, naturalmente con parzialmente, non è ultimativa, attraverso la carta dell'Aquila, in cui abbiamo riferito un po' il tema delle fratture, non soltanto quella nord-sud, la questione meridionale che ci portiamo appresso da ormai 150 anni e che lo Svimez ci ha ricordato poco tempo fa non essere ancora risolte, ma c'è un nuovo tema, c'è un tema sul ruolo che le città medie possano avere nell'ambito della coesione nazionale. Proprio la mattina che abbiamo presentato la carta dell'Aquila c'era un intervento di Derrida sul Corriere della Sera in cui si diceva nelle città medie
italiani accadono delle cose e la politica non se ne accorge. E allora, per evitare di commettere lo stesso errore, cioè di non accorgerci di quello che sta accadendo di importante nella città dell'Aquila, insomma, abbiamo dato vita a questo lavoro che è stato finanziato nell'ambito appunto delle risorse messe a disposizione per il decennale. E devo dire una cosa: qual è il pregio di questo lavoro? E vado a chiudere. Il pregio di questo lavoro è che intanto non si appoggia sui luoghi comuni, di cui è pienissima, io la chiamo la letteratura minore del sisma, molto spesso in contraddizione fra di loro questi luoghi comuni. Non ha la pretesa di essere la soluzione alle problematiche di questa città e anche alle prospettive di futuro, ma io l'ho chiamata una soluzione, è una sorta di piattaforma su cui possiamo far girare i nostri programmi, le nostre idee, perché in fondo dobbiamo essere un po' come comunità, come la città, cioè continuamente in trasformazione e continuamente cercare di interpretare i tempi, interpretare la modernità, interpretare la contemporaneità senza perdere di vista l'antichità che la contiene, come ha detto recentemente Pierangelo Buttafuoco. E quindi io sono davvero grato a Gaetano e a tutte le persone che si sono misurate in un impegno e in un lavoro che non era assolutamente semplice. E questo lavoro inoltre è il pregio che mette insieme da capitani d'industria, come si chiamavano una volta, a presidenti di associazioni, da politici, benché diciamo non a tutto tondo come Gaetano, a professori universitari, urbanisti, sociologi, insomma c'è un po' di tutto e è un ottimo punto di partenza, è una lettura molto utile per le nostre vacanze natalizie, all'indomani delle quali dovremo essere pronti a riprendere questa sfida che naturalmente non si esaurisce con l'anno del decennale, ma va oltre, perché l'Aquila merita davvero e finalmente di essere elevata a modello nazionale, perché solo così daremo veramente compiutezza ai sacrifici che abbiamo fatto, alle tante lacrime, ai lutti che abbiamo pianto, alle difficoltà che abbiamo incontrato e anche alle tante... ai tanti incidenti di percorso che pure abbiamo fatto. Ecco, forse questo potrebbe essere il modo migliore per chiudere il decennale e lasciarci definitivamente alle spalle la metabolizzazione di un lutto che ormai deve essere patrimonio di ciascuno di noi e deve essere anche un patrimonio collettivo. Immaginare questa città nuova e poter dire all'Italia e quindi al mondo che l'Aquila ce l'ha fatta, che l'Aquila ce l'ha fatta attraverso l'impegno di tantissime persone, che all'Aquila si sono concentrate le energie e le idee della parte migliore dell'Italia, dell'Europa e del mondo, che l'Aquila è finalmente una città moderna che è pronta a rispondere alle sfide che la modernità presenta e che l'Aquila segna un passaggio fondamentale in un'Italia che ha bisogno di ripensarsi e che ha bisogno di dare le risposte ai suoi territori, tanto alle aree metropolitane, quelle aree ormai ingolfate, piene di gente, piene di attività, quanto soprattutto alle aree interne di cui l'Aquila può diventare un modello, un capofila e anche un elemento di speranza. Grazie.